Le beatitudini come strada per essere e per vivere da risorti, no? Che grande ricchezza. Pensate che noi già, grazie alla nostra fede, grazie al nostro essere credenti, cattolici, cristiani, noi possiamo vivere la risurrezione già qui, come vivendo le beatitudini. Le beatitudini sono dette, ieri abbiamo visto che addirittura Gandhi parlava che le beatitudini sono la pagina più bella dell'umanità. Gandhi non era cristiano. Per noi le beatitudini sono la Magna Carta del cristiano, cioè la strada per vivere da cristiani e per essere dei testimoni del risorto. Perché? Perché il beato, le beatitudini, sono appunto tutte le, tra virgolette, qualità che si applicano a Cristo. Quando Gesù dice beati i poveri, beati i miti, beati i sofferenti, vuol dire che lui è povero, è mite, è sofferente, è uomo giusto. Capite? Allora, le beatitudini non sono un fatto statico, ma sono una realtà che hanno dentro un'attenzione, ma un'attenzione positiva, perché ti spingono, ti fanno essere e ti fanno vivere una identità, l'identità di Cristo. Chi è il cristiano? Se non colui che si sforza, grazie a Cristo, grazie alla sua forza, di vivere l'identità di Cristo. Ma entriamo, anche se in maniera molto breve, in questi nostri appuntamenti, nel significato delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, così si apre la versione delle beatitudini del Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 3-12. Le beatitudini ci prospettano una vita, o meglio, un vivere incompiuto e quindi in continua tensione, come dicevamo. Chi sono i poveri di spirito? I poveri vivono continuamente, i poveri di spirito, in tensione. Perché? Guardate, la povertà di spirito prevede che ogni uomo, ogni cristiano, debba depauperarsi dentro, debba spogliarsi dentro. Il Cardinal Mendoza dice che la povertà in spirito ci richiede uno smondaggio, una semplificazione. Di che cosa? Di un cuore complicato. Ciò che spesso ci complica la vita è il nostro cuore complicato. Invece un cuore semplice, un cuore così umile, è un cuore che ci fa vivere la beatitudine e la felicità del Vangelo. La povertà, ecco, essere poveri significa non tanto non avere soldi o non avere cose, ma la povertà prevede un disarmo del cuore. E il disarmo del cuore è la ricchezza di ogni uomo. Si può essere poveri e avere un cuore ricco. Si può essere ricchi e avere un cuore complicato. Il povero in spirito chi è? È colui che diventa semplice, dice Cardinal Mendoza, che accetta la propria povertà non come un limite, ma come un'opportunità e che accetta di essere piccolino. E questa non è una costruzione, ma è una scelta che la persona cristiana fa ed è una scelta che ti porta a costruire te stesso. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!